Bentrovati, questa è la rubrica musicale di UTGNET Transmission. Oggi siamo con una formazione storica, Brigata Stirner, Arnaldo Pontis, Roberto Belli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Ormai band che ormai duo che ormai compie quasi 30 anni. Quasi. Quasi, quasi. Non come band, ma come, sicuramente come sodalizio. Sicuramente come Come progetto, progetto. sì, abbiamo iniziato insieme nel 93, lontano 93, il secolo scorso, insomma. Qua stiamo vedendo la vostra ultima partecipazione, delle immagini della vostra ultima partecipazione di alcuni giorni fa, all'ultima edizione del Contemporary Festival di Donori, in cui ci avete proposto un live originale, con diciamo un tributo a Ballard, però c'era anche un altro tributo. Diciamo che era una performance di circa mezz'ora, 40 minuti, incentrata su un'opera in particolare di Ballard, però anche con un tributo a un'altra band. Ce ne volete parlare? Sì, diciamo che forse per la prima volta siamo riusciti a eseguire il Credo di Ballard per intero. Abbiamo sempre lavorato su Ballard fin dagli inizi e sicuramente è un immaginario che rientra nelle nostre corde, quindi insomma, è assolutamente congeniale. Però il Credo, tra l'altro, l'abbiamo anche utilizzato all'interno del progetto Macchina Amniotica in una versione totalmente nostra, rivista. Qui invece abbiamo mantenuto il testo originale. Roberto si è sbizzarrito nella sua esibizione, anche canora. Quindi era un testo fedelissimo, giusto? Era proprio il Sì, testo giusto qualche tratto. spostamento perché in questioni riguardanti il ritmo delle parti La che stavamo metrica. suonando, sì, però per il resto era completamente integrale, era proprio lui, sì. Chiaramente con una performance sonora creata ad hoc per una Sì. tessitura sonora di questa Diciamo performance. che si è trattato anche di tracce che abbiamo in qualche modo rielaborato, tracce anche vecchie, diciamo pure. Noi, lavorando con l'elettronica, di solito a me piace dire che lavorare con l'elettronica è come lavorare con un maiale, non si butta via niente, nel senso che tutto si recupera, tutto si può anche riusare, deviare, modificare, A volte quindi anche a ci distanza di piace. molti anni si possono Assolutamente, recuperare assolutamente. delle parti che erano magari state accantonate e poi vengono riprese, rielaborate. Con Certo. l'elettronica si possono fare tante Sì, ma cose. poi ogni volta sempre riviste, sempre Chiaro. riadattate, usando campioni di quel brano che magari abbiamo fatto, che ne so, 5, 6, 7 anni fa, però rimescolati, quindi cambiati. Ma è normale questo, cioè, almeno io personalmente sono con i campionamenti, quindi mi piace ogni volta cambiare, rivedere, insomma, la situazione. Poi alla fine è anche la cosa dove mi piace giocare, almeno per quanto riguarda me, è proprio il fatto di rimescolarli anche dal vivo, quindi brani che sono magari stati usati in un certo modo. Poi alla fine diventano un'altra cosa, come è capitato nel finale della performance, dove alla fine abbiamo fatto anche un po' una cosa, come ci piace dire a noi, immediata, no? Noi eravamo fans Un imbro. dell'immediatismo, no? E Certo. quindi quello che succede nel momento è importante, più che uno studio, cioè ovviamente c'è lo studio dietro, c'è insomma l'impegno per costruire i brani in un certo modo, però ci piace anche molto questo fatto dell'usarlo immediatamente a seconda del momento. E questo è uscito bene verso la fine della performance, quando ci siamo un po' rilassati, insomma le cose erano già state fatte, quindi valeva tutto. In quel momento ci siamo aperti, insomma, un po' di più. La performance è aperta invece con una cover molto personalizzata dei Death in June, quindi della Sì, storica quello è formazione. stato quasi un caso perché con un paio di campionamenti,
che stavo provando, a un certo punto mi veniva da fare questa specie di cantilena, no? Perché doveva essere un pezzo cantato, alla fine ho detto, ma scusa, perché la devo inventare? C'è già. E alla fine poi in Death in June sono uno dei miei gruppi preferiti da tanti anni, quindi mi sembra che anche Arnaldo non abbia niente da dire. Assolutamente. No? E poi soprattutto quel brano è bellissimo, si poteva reinterpretare un po' alla maniera nostra. Poi tra l'altro col Testor in italiano registrato che io ho mandato, che credo che sia assolutamente collegato sia col testo di Ballard sia anche per i nostri tempi che stiamo vivendo, quindi mi sembrava abbastanza adatto per dirla in questo contesto di contemporary, insomma. A proposito dei tempi che stiamo vivendo, voi insomma come tante altre formazioni, come tanti altri artisti, tornate dal vivo dopo un periodo relativamente lungo di pausa, un po' per la situazione in atto, un po' magari anche per una questione di produzione, creatività, quindi mancavate dalle scene da circa 2 annetti. Anche di più, forse 2 anni e mezzo. Avevamo fatto il tributo a Ian Curtis lì alla Cueva, ecco. Esatto. Quella volta lì. Perché poi ci siamo impegnati con Macchina Amniotica, certo. Dobbiamo dire che eravamo molto impegnati con la macchina, quindi per questo che magari come brigata abbiamo fatto meno. Sì, 2018, poi nel 2019, fino al 2019 con Macchina, e poi diciamo che ci siamo in qualche modo fermati con l'aspetto live, però personalmente abbiamo proseguito. Certo. Torniamo un po' indietro nel tempo, perché appunto abbiamo citato Macchina Amniotica, che è un'altra delle vostre, diciamo, creature musicali, però a quattro, quindi certo, con quattro componenti, voi due e più Marco Rocca alla chitarra, Paola Ciredu al basso. Certo, diciamo che Macchina è ovviamente un progetto molto musicale, di cui insomma io sono orgoglioso di far parte, soprattutto un progetto che vede persone come Marco e Paola, che oltre che grandissimi amici sono anche dei grandissimi musicisti, quindi hanno portato dentro quella anima sonora che in qualche modo io e Roberto, venendo da esperienze forse più rumoriste, più punk, mitighiamo i due aspetti. Ecco, sicuramente Macchina è un progetto molto musicale, diverso da Materia Prima, che era il nostro progetto originario, e da Brigata Stirner, che forse è la sua prosecuzione. E stavamo proprio vedendo delle immagini di repertorio di Macchina Amniotica, che è un progetto che è fondato negli anni 90? Sì, nasce nel 95, mi pare, i primi. Allora, sì, nel 93 abbiamo iniziato come Materia Prima, come poi Materia ha avuto Prima un'evoluzione. Come duo. Certo, sì, come certo. Quando è entrato Marco abbiamo cominciato a lavorare più sulla musica, sulle canzoni, sempre usando comunque il nostro modo di preparare i brani, quindi campionamenti, rumori, però con l'innesto di Marco ovviamente molto più musicale. No, è diventata una cosa molto esatto. Più. E soprattutto la reinterpretazione di brani famosi, che oggi si chiamano cover, noi in realtà abbiamo sempre reinterpretato a modo nostro certi brani di gruppi che comunque hanno rappresentato moltissimo per noi. Mi viene in mente uno innanzitutto, Velvet Underground, certo, che abbiamo fatto in diversi modi. Ma anche i Pink Floyd, Pink Floyd, di quel livello. Di ricordiamo una bellissima versione di Samurai Club che avete fatto con Cristina Moser Il povero Crisma, Maurizio Arcieri. Il povero Maurizio. Buon'anima, sì, certo, grandi amici. In un'edizione del 2001-2002, in realtà poi è del stato... Del Rock Aralis. Esatto, loro sono venuti in tournée a Cagliari e quindi li abbiamo accompagnati, abbiamo fatto questo show, questa esibizione insieme nel Rock Aralis, appunto. Eccoci qua. Ecco, queste sono le immagini, insomma, VHS del periodo.
Sì, diciamo che non sono gli unici con cui abbiamo collaborato, anche gli unici, non sono gli unici che rimpiangiamo, perché guarda caso ne stavamo parlando prima, 2 giorni fa è morto Jack Hirschman, che è anche un'altra figura con cui abbiamo lavorato qui a Cagliari, insomma, nella rassegna Hangar all'interno del Maymask, altro spazio culturale cittadino, nel 2017. Sì, detto. Grande perdita. Però con la macchina amniotica voi avevate interrotto per un periodo e poi c'è stata quella che oggi si usa chiamare reunion. In realtà non vi eravate mai abbandonati. C'era stato diciamo un periodo di riflessione, un po' di tutti quanti. Sì, qualche anno sì siamo rimasti fermi. Sì, qualche anno siamo rimasti fermi, ma poi ognuno ha seguito altre percorsi. È lì che io e Arnaldo abbiamo cominciato a lavorare, esatto. Prima senza nessun nome, poi dopo con il nome Brigata Stier. In realtà nel 2005 è uscito il mio primo libro, assolutamente altrove, avevo girato la Sardegna con questa ipotesi di presentazione del libro. In realtà facevamo un live come lo facciamo adesso. E quindi è nata lì l'idea di Brigata Stirner, una delle creature. Poi gli altri due componenti hanno seguito altre strade, perché Marco Rocca produce sia musiche per film, però fa anche dei lavori nell'ambito della Fondazione Bergman, pluripremiati. Un bellissimo lavoro appunto per la Fondazione Bergman, dedicato a Bergman, che ha girato l'Europa, ma Paola lo stesso si è dedicata alla sua attività. Ricordiamo che Paola è stata nostra ospite qualche mese fa, è stata ospite con Joe Coda, dove è stata premiata in diretta, cioè in esclusiva, davanti alle nostre telecamere da Joe Coda, per il Festival VUART, per il suo corto L'Uomo del Mercato, che sta riscuotendo e ha già ricevuto diversi altri premi. E comunque la colonna sonora è di Macchina Amniotica, la colonna sonora del corto di Paola, ovviamente. Quindi la colonna sonora di Macchina. Si è sempre fatto, insomma, di necessità virtù, anche i momenti di separazione sono diventati momenti di creatività. Per tornare al discorso del individuale. Maiale, no? Esatto, per usare le frasi fatte. Ecco, però entrambi gli altri due componenti della Macchina Amniotica si sono dedicati in modo molto specifico al cinema, però c'è sempre stato, no, questo collante del cinema, di cui anche voi avete ad esempio curato alcune rassegne importanti a Cagliari, Solo il mio nero, alla Cineteca Sarda e poi Hangar, dove la musica diventava la sonorizzazione di film importanti. Diciamo che abbiamo quasi lanciato per l'ambito cittadino una sorta di trend, perché Solo il mio nero nasce in tempi non sospetti e propone appunto questo, la sonorizzazione live insieme a Raimondo Gaviano. Insieme a Raimondo, che poi lui e Raimondo ha proseguito con attività simili in Utopie, ma Solo il mio nero nasce in Cineteca, quindi luogo deputato al cinema, sonorizzando appunto live capolavori, film scelti dai musicisti. Quindi una forma di interazione che a me e a noi è sempre piaciuta tantissimo, e in effetti tutti ci siamo dedicati in qualche modo anche a cercare di contaminare le arti, tra virgolette, quindi sonore e visive. E da sempre, anche come Macchina, oltre che come Brigata, usiamo la parte visiva, quindi il filmato, il video, come un elemento non solo puramente scenico, ma addirittura di utilizzo di dialoghi sonori. Abbiamo lavorato con cinema di cui reinterpretiamo la colonna sonora innestandoci all'interno della colonna sonora originale. Non è semplicissimo, ma ci piace farlo. A volte anche con delle cose molto provocatorie. Assolutamente. In passato ricordo anche delle cose non facilissime da vedere. Non siamo di facile ascolto né di facile visione, e sappiamo
di esserlo, quindi non ci purtroppo preoccupa. È quella la nostra malattia, è quella. Purtroppo. E poi, cioè, sempre tornando al cinema, tu Arnaldo hai lavorato anche alla colonna sonora di un progetto che aveva come protagonista, diciamo, il cinema, anzi, i cinema. Ce ne parli? Sì, vabbè, questo sempre nel periodo di interregno tra Macchina, che un po' era ferma, e le altre attività che con Roberto in qualche modo procedevano. Io ho tentato di occupare il mio tempo lavorando comunque su soundtrack e colonne sonore, quindi in questi anni ho fatto un po' di colonne sonore per i film di Joe Coda, Ballied, piuttosto che Max Dyer e altri. Poi per Tore Manca, altro amico, regista, Man of Trees, eccetera, anche lui, un altro di quei gioielli sardi che riscuotono premi in giro per l'Italia e per il mondo. E poi sì, mi è capitata questa bellissima esperienza con Sergio, Naizza e Karel, quindi Luca e Davide Melis, che hanno prodotto un film sui cinema abbandonati della Sardegna, un docufilm, che è diventato una bella opera anche poetica, dove si intervistano vecchi operatori che lavoravano nel cinema, tra cui il protagonista Pino Boi, lo rimpiangiamo perché anche lui è scomparso il mese scorso. Un bellissimo film che appunto si intitola L'ultimo pizzaiolo. Dedicato a Pino Boi, che era l'ultimo a maneggiare le pizze cinematografiche. E quindi ho fatto appunto questa colonna sonora all'interno del film. Invece, sempre restando su territori e linguaggi diversi, invece Roberto si è occupato molto a lungo anche di scrittura. Quindi hai pubblicato dei libri. Sì, e diciamo che tutti e due siamo sempre stati collegati a questo fatto qua, ma è come se fosse... Ricordiamo anche la storica rivista Erbafoglio. Sì, che tra un po' la ricordiamo anche lanciando una anticipazione. Esatto. Il 10 settembre Erbafoglio si riunisce, una grande reunion. Ristampiamo un numero inedito che ha 17 anni e si trovava nel cassetto da 17 anni, e faremo una grande perfo con degli amici, verranno giù Serge Pei e Chiara Mulas, io e Roberto come Brigata Stirne sonorizzeremo una loro performance all'Exma il 10 settembre. Bellissimo. Allora, questo l'annunciamo in anteprima. Sì, in anteprima. E non era preparato. Assolutamente. Non era preparato. Quindi Erbafoglio con tanti amici storici. Sì, un gruppo al completo. Per riallacciarci al discorso, io e Arnaldo ci siamo praticamente, oltre che per la musica, anche uniti come unione stirneriana già ai tempi di Erbafoglio. Certo. Il progetto di dire le poesie dal vivo. Il famoso reading, che io non chiamo mai reading perché... Era, diciamo, che per me era una cosa abbastanza normale fare, perché essendo nella redazione di Erbafoglio e prestandomi, essendo cantante poi nei miei mitici gruppi che tu ti ricorderai, Rosa delle Cene, Hannibal e Cannibal, quindi il fatto di avere la voce, di essere comunque uno che presta la voce nei contesti, mi ricordo benissimo che si facevano le presentazioni della rivista oppure i readings, noi eravamo molto in contatto con Senio d'Atena della loro Palazzo d'Inverno, e quindi si facevano spessissime volte manifestazioni poetiche dove ci si esibiva dal vivo. Sì, gli spazi culturali di allora erano molto più attivi di quello che vediamo oggi, cioè tra Palazzo d'Inverno di Senio e Spazio Arca, interazioni di Massimo. Sto proprio l'ipotesi del nostro concetto di fare un reading di poesia. Questo è un reading collegato alla performance, collegato all'aspetto visivo, col testo, certo, poetico, cosa che non, ovviamente questa all'interno... Questa era ancora materia prima. Questa era materia prima degli esordi. Marcello Mameli, carissimo amico che salutiamo, grande Marcello. Stiamo parlando del 94, sì, 94. Questo 94. È lo spazio Interazioni di Massimo Zanasi al Teatro Azzurro del CEP. Sì. Quindi avevamo deciso di fare della poesia un elemento in più
insieme alla musica, all'immagine, l'immagine che poteva essere sia film oppure anche diapositive. In questo contesto, per esempio, sì, ci sono delle immagini in uno schermo di diapositive, sì, di opere d'arte. Insomma, in questo calderone ci mettevamo tutto, però abbiamo sempre avuto, se, correggimi se sbaglio, questo pseudo gusto di unire tutte le varie fasi, sì, e dare comunque un prodotto abbastanza fruibile, anche se vabbè, venivamo criticati perché aggredivamo il pubblico con mille cose, però secondo me noi riuscivamo ad essere un progetto di performance industrial musicale, sì, poetico, ecco qua siamo... Musica, rumore, poesia, esatto, energia, sì, c'era immagine, c'era un po'... Questo è il jazzino. Immagine, jazzino. Questi sono sempre gli anni 90. Anni 90, sì. 96 forse, sì, 95, con i miei 96. Benemeriti capelli che ora non ci sono più. Sì, non so, è passato un po' di tempo. Quindi, insomma, alcune anticipazioni le sappiamo, cioè sappiamo che ci sarà una performance di Erbafoglio, quindi una reunion il 10 settembre, sì, all'Exma. Invece altre prospettive, sia come duo, ma anche immagino che l'avventura di Macchina Amniotica in qualche modo proseguirà? Sì, anche se di questo non parlerei in questa sede, perché appunto speriamo di poter fare qualcosa anche magari con Macchina e presentarlo tutti e quattro insieme. Sì, sicuramente, sicuramente sì. Per il discorso... Ma speriamo di essere presenti anche per Erbafoglio. Per Erbafoglio, insomma, siete obbligati a venire a parlare. Assolutamente sì. Per Erbafoglio, perché dopo 17 anni stamperemo, certo, il numero che mai siamo riusciti a stampare. Ci sarà anche una produzione, microproduzione, sempre di Erbafoglio attuale, che stiamo preoccupandoci, sì, di stampare. Ci sarà poi la performance con Serge e con, certo, Chiara, che Serge Pey è uno dei più grandi poeti che ci sono in circolazione. Chiara è una bellissima e stupenda performance, quindi voglio dire, non può che essere meraviglioso venire ad assistere a questo evento, perché è veramente evento questo, serio, sono serio. E poi invece come brigata, l'idea, ne stiamo parlando in questo periodo, appunto, è quella di finalmente sederci e tirare giù una registrazione, delle registrazioni che possono andare su un disco, perché effettivamente noi abbiamo sempre privilegiato l'aspetto live, della perfo, piuttosto che appunto la registrazione, però forse è arrivato il momento di fare un po' di ordine tra i materiali nuovi e anche quelli vecchi e tirar giù appunto un disco. Speriamo di riuscire a farlo, insomma, entro il prossimo semestre, diciamo così, quindi, quindi 2021, per l'inizio del, sì, no, 2022, dai, no, 2022. Noi ci mettiamo sempre un po' di termini lunghi, perché sono, ma meglio. Poi anche perché secondo me adesso la butto lì, perché non siamo molto sicuri di questo, però noi di fare un disco di per sé non ci importa granché, sì, può essere che il disco diventi un evento anche, certo, quello, quindi un disco che si può ascoltare, che si può leggere, quindi facendo anche un piccolo libro, e poi il live, che non anticipiamo niente, ma che stiamo pensando di fare, che è come al solito una cosa multimediale che collega tutte le cose, cioè la canzone, il rumore, la poesia, il film e quant'altro ci può stare dentro finché abbiamo voglia di farlo. Quindi sì, disco, ma ci piace l'idea che diventi un evento proprio, magari da fare solo una volta dal vivo, non è importante farla tante volte, però, e farla come decidiamo di farla, con sì, il nostro modo. In effetti siamo un po' abituati da tempo a lavorare su operazioni uniche, cioè è difficilissimo che noi, anzi forse non è mai successo che abbiamo ripetuto una la stessa performance più volte, un concerto identico più volte, quindi insomma effettivamente sono sempre produzioni originali e pensate per quella performance. Ecco perché ne facciamo poche, perché ci vuole una marea di tempo. Ecco, ricordiamo, cogliamo anche l'occasione per ricordare una vostra performance che è stata unica,
con un altro artista che è scomparso qualche tempo fa, Albert Altieri. Alan Di Alan Altieri. Altieri, scusate, Sì, il grande, lapsus, Alan Altieri, sì, è vero, anche quello. Grande nell'ambito del scrittore. Marina Café Noir di alcuni anni Con fa. Vincent Spasaro, 2015. Spasaro e Altieri, sì. E poi tra l'altro è uscito un altro libro Sì, di Vincent Vincent. ha appena pubblicato un nuovo libro, il povero Alan, anche lui è scomparso in era pre-Covid, quindi nel 2018 mi pare, però a quella esibizione per Maria Café Noir ci piace ricordarlo come appunto un grande scrittore, ma assolutamente alla Grande mano. Non persona, sì. dimentichiamoci che Alan è stato il traduttore della serie Cronache del ghiaccio e del fuoco di Martin, quella da cui è stato tratto Il Trono di Spade, per Sì, intenderci, cioè il sì, sì, traduttore sì, sì. italiano. Quindi, insomma, un grande scrittore che noi abbiamo accompagnato durante la sua presentazione. Ecco, lo vediamo qui insieme a Vincent. Questa era la Marina Café Noir, quell'edizione del Marina Café Noir. Quindi, insomma, abbiamo fatto insomma, un bel excursus, però chiudiamo cioè, questo speciale di Transmission su Brigata Stirner con la vostra performance integrale. Sì, esatto. Al Contemporary. Per cui ringraziamo anche tutta l'organizzazione del festival che ci ha consentito di registrare e vedere diciamo, le riprese che manderemo, che sono anche secondo me, un'ottima Sì, Roberto registrazione Follesa, Ticon tecnica. Quindi Zero. Roberto Follesa, Ticon Zero, Daniele Leda, tutti quelli che hanno contribuito a realizzare, secondo me, un festival unico nel suo genere, anche per il modo tecnico, logistico di mettere a proprio agio chi realizza musica elettronica, che non è Non è, semplice, infatti, non è assolutamente non è dato semplice, per scontato, no, anzi. nemmeno fuori dalla Sardegna, Una figurarsi. 3 giorni su cui faremo anche uno speciale ad hoc, Certo. una 3 giorni il 19, 20 e 21 agosto di quest'anno in cui oltre a voi si sono esibiti. Ricordiamo Travis McCoy Fuller, americano che vive a Cagliari già da tempo, Frank Rosati, la stessa sera in cui vi siete esibiti voi, però i giorni precedenti hanno suonato non Svart, Viraim, che è il progetto di Certo. Raimondo con Teresa Virginia Salis e altri artisti di cui insomma, vedremo un piccolo estratto nelle prossime settimane. Bene. Quindi io vi saluto, vi ringrazio molto per anche la bellissima chiacchierata dove abbiamo ripercorso, a parte che abbiamo parlato di cinema, di letteratura, di poesia, di altri di anche artisti vivi e morti. E quindi ci lasciamo con la performance di Brigata Stirner integrale dal Contemporary Festival, in attesa poi di rivedervi dal vivo, sicuramente nell'occasione Il 10 dell'Expo, settembre, diciamo. assolutamente sì. Sì, vi Grazie. aspettiamo, vi aspettiamo. Tutti Grazie a qua. te, grazie anche a UTG Net per averci ospitato. Grazie mille a tutti. Ciao.